Ouais. Attention, 3, 2, 1. Merda ragazzi, finite i cellulari, 30 secondi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il ritiro silenzioso e solitario di Beatrice Luzzi in seguito alla morte del padre ha fatto sì che alcuni antagonisti storici della Regina di Cuori, e in particolar modo Giuseppe Garibaldi e la vincitrice del premio Strega Anita Olivieri, toccassero il punto più basso mai toccato finora. Beppe, è la cosa che sappiamo già? Ah, ok. Ragazzi. Se originariamente le dirette del Grande Fratello erano una sorta di bene di lusso disponibile esclusivamente agli abbonati della piattaforma a pagamento Stream TV prima e di Sky a partire dal 2003, oggi il canale in chiaro Mediaset Extra permette a chiunque sia interessato alle dinamiche del reality show di spiare ciò che accade nella casa in qualunque momento. E se prima era molto più semplice censurare determinati comportamenti semplicemente omettendoli dai montaggi riassuntivi, oggi, ciò che accade in diretta è alla portata di tutti, e per gli autori manipolare la realtà è diventata un'impresa quasi impossibile. Non stupisce, quindi, che i video delle reazioni dei concorrenti all'uscita di Beatrice siano stati condivisi alla velocità della luce sui social network, e che quegli stessi video abbiano convinto buona parte dei telespettatori dello show a invocare una squalifica di massa nella puntata successiva, o quantomeno un televoto flash che permetta al pubblico di decidere le sorti di buona parte del cast. Una sorta di sollevazione popolare che ovviamente non è passata inosservata ai piani alti di Mediaset, e soprattutto a Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato dell'azienda che in occasione della conferenza stampa per il lancio della stagione 2023-2024 aveva annunciato di voler eliminare una volta per tutte i contenuti eccessivamente trash dai programmi di punta trasmessi dalla rete Ammiraglia. Io vorrei, ma così sarà, che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare di più delle storie senza arrivare sempre agli eccessi. La prima novità, ma lo sapete già tutti, è che non è VIP o NIP, termini terribili, ma è il Grande Fratello, questo l'abbiamo deciso noi, quindi ci saranno personaggi noti e personaggi non noti, e a decidere se una persona entrerà nel cast sarà la storia. E che solo 4 mesi dopo si è ritrovato a dover fare i conti con un danno d'immagine di non poco conto e con le difficoltà degli autori del Grande Fratello nel riempire le puntate in prima serata della 17ª edizione del reality. Senza Beatrice, senza quelle dinamiche interne incentrate unicamente su di lei, senza quella concorrente che nei 4 mesi precedenti era stata spremuta come un limone, del Grande Fratello 17 non resta praticamente niente. Se non un set casalingo entro il quale si muovono figuranti anonimi e senza carisma, falene che senza una fonte di luce su cui posarsi per continuare ad esistere sono diventate fantasmi senza una storyline. Come riempire quel vuoto narrativo che nemmeno l'ennesimo triangolo amoroso riciclato dall'ultima edizione di Temptation Island è riuscito a colmare, se non con il ritorno della Regina di Cuori? Soprattutto se la Regina di Cuori, ora più che mai, urla vendetta. Vi eliminerò tutti. Bea, non mangerà, Sara, detto, vero? Una settimana. Il Grande Fratello prenderà quindi quei provvedimenti tanto invocati dal pubblico nei confronti dei rivali della concorrente più temuta e nominata della storia del reality? Quale maschera sceglierà di indossare stavolta il guru Massimiliano Varrese? Che tipo di narrazione sceglieranno di adottare gli autori in seguito al ritorno della Regina di Cuori? Chi è Perla Abatiero? Questo è Grande Fratello Xtreme. Questa è la quarta e ultima parte del caso Beatrice Luzzi. Buongiorno ragazze. Chiamati uno ad uno in confessionale e informati in sede privata della polemica esplosa sul web, gli inquilini che nei giorni precedenti si erano lasciati andare a quei macabri festeggiamenti senza prendere minimamente in considerazione le circostanze che avevano spinto Beatrice a ritirarsi, si sono quindi presentati al pubblico con l'aria mista e l'espressione intimorita di chi ha capito che fuori da quella prigione dorata, fuori da quella bolla isolata dal mondo nella quale la percezione della realtà finisce spesso per alterarsi fino a distorcersi del tutto, la vita vera
e con essa il giudizio del pubblico al quale i concorrenti di un reality show si sottopongono volontariamente, non hanno nulla a che vedere con le dinamiche di un gioco televisivo. Nessun provvedimento disciplinare, nessun televoto flash, nessuna espulsione. Le maschere contrite e addolorate sui volti impauriti degli inquilini della casa di Cinecittà sono maschere costruite ad hoc dagli autori del reality show nel disperato tentativo di riabilitare buona parte del cast. Maschere che stavolta non sono state indossate dai concorrenti per scelta, ma indossate su richiesta del Grande Fratello stesso, che durante i colloqui tenuti in confessionale ha obbligato gli inquilini a correggere il tiro per evitare il punto di non ritorno. Ovvero il dover riconoscere pubblicamente che la scelta di questo cast non rispecchia esattamente la volontà di rivoluzionare i contenuti Mediaset ostentata da Pier Silvio Berlusconi nei mesi precedenti. Dopotutto, per gli autori, laddove non vi è stata un'infrazione del regolamento non può esserci squalifica. E di fronte alla totale mancanza di empatia nei confronti di un lutto, una ramanzina in diretta del conduttore è più che sufficiente per placare gli animi dei telespettatori in rivolta. Per Massimiliano Varrese, però, indossare una maschera alla volta non basta. Per colui che ha portato l'hip hop in Italia, tentare nei modi più patetici di mistificare la realtà è ormai diventato un modus operandi. E provare a farsi bello agli occhi del pubblico nei momenti meno opportuni si traduce come di consueto in una figura di merda. L'ennesima. Nel corso della puntata in prima serata dell'8 gennaio 2024, quella in cui Beatrice Luzzi è rientrata in gioco dopo aver varcato la porta rossa, il paziente ha infatti scelto di indossare una seconda maschera, quella dell'uomo che ha sotterrato l'ascia di guerra e che addirittura avrebbe sentito la mancanza di Beatrice tanto da farle trovare sul comodino una lettera, ovvero un delirio autocelebrativo su carta che il guru aveva dedicato a tutti i suoi compagni di avventura in occasione del suo compleanno. Un gesto nobile quello di averne conservata una per la regina di cuori, un modo per ricominciare da capo appianando le divergenze, verrebbe da pensare. Peccato che quella lettera fosse indirizzata all'opinionista Cesare Bonamici e che quella matrioska di maschere meglio nota come Massimiliano Varrese si fosse dimenticato di cancellare l'intestazione. Nostradamus, svelami cos'è il risparmio. È il denaro di una vita che solo una grande banca può custodire bene. Alle soglie del terzo millennio tutti potranno affidarlo al San Paolo. Uomini fortunati, guarda. Mi scadono dei titoli, ma rendono sempre meno. Già, i risparmi vanno conservati. Ma non possiamo farli rendere di più, con prudenza però, eh? Certo. Bravo giovane, sguardo intelligente, probabilmente ereditario. Chi è? Alessandro. E chi è Alessandro? Ah, questo lo ignoro. San Paolo, la banca delle soluzioni. Siamo punto e a capo. Nel Grande Fratello di Beatrice Luzzi ci sono solo comparse che gravitano attorno a un'unica protagonista che per 4 mesi ha retto sulle sue spalle l'intero show. Una dinamica, quella dell'uno contro tutti o del tutti contro uno a seconda dei punti di vista, che non solo ha fatto sì che i consensi nei confronti della regina di cuori aumentassero in modo esponenziale puntata dopo puntata, ma che dopo 4 mesi ha anche reso la narrazione estremamente piatta e prevedibile. Gli autori hanno quindi deciso di selezionare tra tutti i figuranti ancora in gioco un'inquilina in grado di spostare i consensi. Una concorrente che, proprio come Anita, è aggressiva e prepotente quando spalleggiata dal gruppo, piagnucolante e incapace di sostenere un confronto se presa in contropiede. La 25enne originaria di Angri, Perla Vatiero, però, a differenza delle falene che svolazzano per la casa alla ricerca di una fonte luminosa, gode di un enorme seguito sui social e può quindi fare affidamento su uno stuolo di ragazzine adoranti e televotanti che, dopo averla conosciuta nelle vesti della fidanzata mollata dal fidifrago Mirko Brunetti durante il falò di confronto di Temptation Island 2023, ha cominciato a diffonderne il verbo, coniugato in modo errato. Se usciresti, usciresti se Mirko ti chiedesse di tornare con le fatte, uscissi. Quello di Perla Vatiero è un personaggio assolutamente anacronistico. Un'entità mezza donna, mezza monella vagabonda, che pur essendo nata nel 1998, sembra provenire da un pianeta lontano popolato da creature mitologiche con i jeans Miss X di a vita bassa e il borsello Gucci comprato dal magrebino di fiducia sotto i portici. Magari da abbinare con una felpa Rams 23 e la cintura delle superchicche. Personaggi starnazzanti che credevamo istinti,
ma che Lavatiero ha risvegliato da un lunghissimo letargo, raccogliendo una marea di consensi. Sto parlando del magico mondo delle corteggiatrici vrenzole di uomini e donne degli anni 2000. Ma è inutile che ti riempio la bocca perché di meno, hai capito? Ma chi meno, Case? Ma lei sei scemo! Non mi fanno paura le minacce, perché se vuole scendere a ammazzate, sei sicuro che gliele le butto le mani addosso, tanto a questi livelli, questo devi fare, se non zumbarlo, Gloria. Donna Vatiero ha fatto suoi non soltanto gli atteggiamenti tipici delle corteggiatrici del primo decennio del terzo millennio, ma anche le scelte lessicali e le abitudini grammaticali e sintattiche che hanno caratterizzato in maniera significativa e costante la comunicazione verbale di queste creature de filippiane. Perla parla di sé in terza persona. Ribadisce costantemente di essere vera, che i suoi sentimenti sono veri e che quelli degli altri di conseguenza sono falsi. E la sua esistenza è un percorso di crescita da affrontare alzando la voce nel tentativo di prevaricare sull'altro. Cerca di calmare. Quella tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero è quindi una guerra voluta e creata dagli autori sulla base del nulla. Un incontro-scontro fra due mondi lontani che hanno forme e contenuti talmente diversi da essere imparagonabili. Sicuramente sono delle persone che non mi fido, lo dico, ma è normale. Di cui non mi fido. Una guerra puramente televisiva fra la regina di cuori e la regina dei sentimenti veri che provengono dal cuore, che al di fuori di un set televisivo non avrebbe ragione di esistere, ma che è ormai diventata argomento principale delle ultime puntate della 17ª edizione del Grande Fratello. E la storia che vedrà una delle due prevalere sull'altra è ancora tutta da scrivere.